Ben ritrovati amici. Oggi preparo degli gnocchi filanti gratinati. Li vado a fare nella friggitrice ad aria. Mi hanno regalato questa bella tortellina piccola. Sono due veramente, una più grande, ma questa è piccolina che va benissimo. E adesso io vado a condire questi gnocchi che mi hanno anche regalato. Sono di una famosa marca che non sto a dire perché non vale la pena. E li vado a condire. E come li condisco? Ho fatto un ragù semplice con un pochino di carne macinata e del pomodoro. L'ho fatto cuocere per un paio d'ore, però vado ad aggiungere al pomodoro un mestolino di latte. Così lo rende più delicato. E adesso vado a condire i miei gnocchi, ma prima di condire i miei gnocchi vado a mettere un po' di sugo nella teglia, così sono belli conditi. Allora, io non metto formaggio adesso che mescolo, ma il formaggio glielo vado a mettere all'interno. Metto formaggio, che tra l'altro ho grattugiato stamattina, ho fatto anche la scorta del formaggio grattugiato, e metto della mozzarella e della provola. Adesso metto un pochino di sugo. Metto la mozzarella. Così finisco anche un po' di avanzi che si accumulano in frigorifero. E metto una bella spolverata di grana. Come vi dicevo, li vado a fare nella friggitrice ad aria, visto che questa teglietta piccolina è della dimensione giusta. Poi noi siamo solo in due e quindi bastano, se ne avanzano, perché ne avanzeranno. Continuiamo domani, perché io non butto niente, e come me penso tanta gente, perché si fa fatica a lavorare ed è peccato. C'è tanta gente che muore di fame. Basta, semplici, eccoli qua. Adesso faccio vedere che vado a metterli nella friggitrice ad aria. Ecco. Io metto sempre un fogliettino di carta. Eccolo qua, vedete, è perfetto. La metto 10 minuti a 180 gradi. A fra poco. Amici, la friggitrice si è appena spenta. Volevo farvi vedere come sono venuti belli. Vedete belli come sono belli gratinati? Adesso tiro fuori. Teglietta.
visto che io vi ho detto che metto la carta sotto e ho fatto bene. Ecco qua. Così non si sporca la friggitrice. La cestella. Ecco. Pronti. Ne assaggio uno con voi e poi andiamo in tavola. Si vedono i fili. Buoni, delicati. Li potete anche condire con altre salse, con una crema di piselli che va benissimo, di asparagi, come volete, con la cipolla, come vi piacciono. Un abbraccio e un bacio a tutti. Alla prossima, ciao amici.